Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E ultimamente, parlando della gestione del sandbox, mi è capitato di ripetere fino alla nausea che in un sandbox un master dovrebbe cercare di creare situazioni e non quest, che è un grande slogan, molto catchy, ma immagino che per un neofita lasci decisamente il tempo che trova. Questa settimana quindi ci dedichiamo proprio a questo. Vediamo che cosa significa creare situazioni e come fare a farlo effettivamente all'interno di un sandbox, nella speranza di chiarire un po' la situazione. Partiamo dall'ovvio. Tradizionalmente, quando si prepara una campagna, il master parte da una serie di scene che saranno importanti nel racconto della storia, normalmente con ogni scena che corrisponde a uno specifico punto della sequenza degli atti, e poi va a creare dei collegamenti in modo da dare un senso logico a questo insieme di scene disconnesse. In poche parole, il master prima decide che cosa vuole che succeda nella campagna e poi va a giustificare a posteriori quello che gli serve per fare in modo che succeda. Il master prima decide che ha bisogno di una scena di combattimento come climax del secondo atto, quindi inserirà nella trama degli avversari, presentandoli nel primo atto, che giustificano la presenza di quella scena nel secondo. Questa è la classica sequenza di lavoro quando si sta organizzando una quest tradizionale. Diciamo, questa è la sequenza di lavoro quando si lavora in ambito di railroad. Tutte le scene vengono decise prima, poi vengono giustificate a posteriori e in pratica l'intero mondo di gioco esiste solo in funzione del giustificare le imprese dei personaggi. In pratica, il mondo esiste in funzione del party. A livello microscopico, questo continua a valere anche per il sandbox. I giocatori dovranno partecipare agli eventi del mondo e quindi dovranno poi affrontare delle quest. Ma venendo data molta più enfasi alle scelte di direzione della trama da parte del party, per il master diventa fondamentalmente impossibile lavorare a posteriori. Se il master non sa quali scene ci saranno nel secondo atto, non potrà introdurre nulla nel primo atto per giustificarle. In parole povere, non potendo sapere quali sono gli elementi che diventeranno importanti nel proseguo della storia, il master non potrà limitarsi a giustificare solo quegli elementi nel primo atto. Come si può quindi progettare una storia senza sapere quali saranno gli elementi della storia che si sta andando a progettare? In realtà, molto semplicemente, inserendo a livello di world building un'enorme quantità di elementi generici che vadano a creare una riserva di cose a cui il master può poi attingere in seguito per giustificare cose nel proseguo della quest, dato che sono stati introdotti tutti durante la descrizione della campagna o nelle prime fasi. Questo è proprio quello che si intende quando si parla di andare a creare situazioni. Riempire il mondo di gioco di elementi generici, in realtà ponendo una grande enfasi sui possibili conflitti, in modo che ognuno di questi elementi, ognuno di questi conflitti possa diventare l'elemento, il conflitto centrale di una possibile quest. Vediamo di fare un esempio concreto per rendere chiara la cosa. Nel video sull'utilizzare il background ho fatto l'esempio di una città di mare che veniva inserita nella mappa perché compariva per coincidenza nei retroscena di una serie di giocatori. Prendiamo quella come base per il nostro esempio.
In quel video avevamo detto che il master partiva da una quest in cui i giocatori dovevano affrontare dei pirati. Ok, un primo esempio. Questa città ha problemi con i pirati che assaltano le navi. Ora, questi pirati dovranno stare da qualche parte e sicuramente non stanno in città. Quindi diciamo che hanno un covo nascosto, magari su un'isola lì vicina. I pirati stanno dove ci sono le ricchezze, quindi possiamo immaginare che questa città abbia un via vai di navi commerciali che portano queste ricchezze. Ovviamente non resteranno tutte in città, la merci arrivano al porto, ma poi vengono spedite da qualche parte. Diciamo che queste merci sono dirette a una grossa città commerciale che funge da snodo nell'entroterra. Quindi la città commerciale e la città portuale saranno collegate tra loro da una strada. I pirati non sono gli unici a cui fa gola la merce degli altri, quindi magari lungo la strada ci sono dei banditi. Francamente non sembra una gran zona dove vivere. Banditi, pirati, sarebbe il caso che qualcuno facesse qualcosa. Le autorità della città commerciale mettono pattuglie di guardie che sorvegliano la strada. La città portuale, da parte sua, mette in mare navi di cacciatori di pirati per salvare i mercantili. Questo porta una grande pressione sia sui banditi che sui pirati, che per continuare il loro modo di vivere disonesto potrebbero decidere di collaborare. Dalla collaborazione tra banditi e pirati si viene a formare una grossa gilda di ladri che opererà nel punto d'incontro, cioè avrà sede nella città portuale. Potenzialmente potremmo ancora andare avanti aggiungendo elementi, ma mi sa che sono sufficienti. Diciamo che questa è la situazione iniziale del sandbox quando i giocatori arrivano. Senza dover lavorare troppo di fantasia, si possono già vedere un sacco di possibili imprese per i giocatori. Magari vengono assunti come guardia della carovana o per proteggere il mercantile. O al contrario, potrebbero andare a lavorare per la gilda dei ladri e assaltare carovane e mercantili. Una gilda di ladri così grossa e potente, magari anche infiltrazioni nel governo locale, quindi magari possibilità di quest di investigazione o quest politiche. Magari le guardie della città vogliono infiltrare qualcuno nella gilda dei ladri e dato che i giocatori vengono da fuori, sono quelli più insospettabili. Senza contare che i giocatori, appunto, venendo da fuori, potrebbero venire coinvolti in una qualsiasi di queste situazioni, semplicemente passando da lì e trovandosi nel posto sbagliato o al momento sbagliato, venendo assaliti a loro volta dai ladri, o magari venendo scambiati per dei ladri dalla polizia, o scambiati per dei poliziotti dai ladri. Nessuna di queste sarà una quest che il party dovrà fare, ma indipendentemente da quali saranno le scelte del party, è quasi scontato che all'interno di questa pool di possibili situazioni il master abbia qualcosa a cui attingere per creare una quest da far fare ai giocatori che fondamentalmente abbiano scelto loro stessi. Saranno loro a decidere quali di questi elementi saranno quelli che gli interessano? E il master si limiterà a usare quelli che i giocatori hanno scelto per creare per i giocatori qualcosa da fare. I giocatori dichiareranno qual è la cosa che loro preferiscono, ovviamente facendo agire i loro personaggi all'interno del mondo di gioco. Se i giocatori decideranno di orientare i loro personaggi a favore della gilda dei ladri, il master procederà a dettagliare di più la gilda dei ladri, inserire PNG specifici per specifiche quest che la gilda dei ladri darà ai giocatori e anche a dettagliare gli antagonisti per la possibile gilda dei ladri. Se invece i giocatori sceglieranno di schierarsi dalla parte delle forze dell'ordine, stessa cosa, ma quelli che saranno più dettagliate saranno le guardie della città o la marina della città portuale, e
la Gilda dei Ladri diventerà l'antagonista di quell'arco di quest. A quel punto, una volta che, facendo agire i loro personaggi all'interno del mondo di gioco, i giocatori avranno fondamentalmente detto quali sono le quest che vogliono fare, diciamo che i personaggi hanno espresso interesse ad andare a scoprire dov'è il covo segreto dei pirati sull'isola, il master potrà molto più classicamente impostare una quest per farglielo fare basata sul classico modello del Railroad. E questo dovrebbe darvi un'idea di quale sia il corretto flusso di lavoro per il master quando si va a creare un'ambientazione sandbox per farci svolgere dentro le quest. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Nel caso avete i commenti qui sotto, se ci sono domande, dubbi o perplessità, scrivete lì e scrivetemi anche come voi avreste gestito la situazione, quali elementi avreste introdotto voi come master o quali quest avreste proposto voi come giocatori. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate il link al gruppo di Telegram e al server di Discord della community del Master CAE. Li pubblico io i video manualmente e trovate il resto della community del Master CAE, che è molto meno alcolizzata di quello che potreste aspettarvi. Io sono il Master CAE e noi ci vediamo al prossimo video.